Maestro Maleus, questo è un regalo per noi. Esatto, appena finito che fresco fresco proprio di, di penna, anzi, facciamo asciugare e mi sembrava giusto cominciare no? con il nome della trasmissione. Allora, intanto grazie. Eh, amanuense del terzo millennio, detta così, sembra un lavoro diciamo fuori dai tempi. Beh, in, diciamo oggi abbiamo il non plus ultra della tecnologia di stampa, di scansioni, quindi plotter, tutti i caratteri che possibili. Noi siamo rimasti a questa tradizione in cui ci siamo riallineati al fatto che ci sono persone che amano avere un esemplare unico, qualcosa che non c'è nel consumismo di tutti i giorni e quindi realizzare a mano dei documenti, delle pergamene o qualsiasi cosa che hanno questo sapore no, di tradizione che non abbiamo voluto perdere assolutamente. Ecco, ma tutto nasce da un'idea, da un momento, da uno stato mentale. Sì, beh, diciamo che questa idea della, della bottega nasce nell'88 quando ci fu una grossa crisi che devastò eh, l'Italia. E, e in quel momento ebbi un problema, eh, diciamo anche io personalmente, di, di famiglia e anche di lavoro e per cui mi, mi sono chiuso in quest'eremo per dieci giorni a, a, a riflettere su quello che avrei dovuto fare da lì in avanti. Insomma, ecco, in questo momento di riflessione arrivò questa immagine filmica in cui eh, mi si indicava di cominciare quest'arte a manuenze che io ho sempre perseguito, ho sempre scritto bene nella scuola elementare e ho sempre praticato una bella scrittura, non ho mai perso questo gusto di scrivere bene, però tra scrivere bene e fare manuenze c'è la differenza che c'è tra un pittore che vernicia un muro e un pittore che fa un quadro. quindi... Riuscendo a capire che c'era da fare un salto di qualità, ho cominciato a frequentare i migliori maestri che c'erano quel tempo, di arte amanuense, calligrafi mondiali, che ci sono ancora oggi, e da lì sono anch'io diventato maestro e poi piano piano ho formato uno a uno i miei, i miei collaboratori fino ad arrivare alle dimensioni di oggi. Proprio. Quindi, oggi eh, lei è un caposcuola, ma. Dove ritrova gli allievi che aspirano a diventare amanuensi? Allora, arrivano, allora abbiamo uno staff di tutti i ragazzi. Io ho voluto fare una, un atto di giustizia, no? nei tempi passati i monaci erano tutti quanti frati, tutti maschili, anche perché diciamo, la chiesa aveva un po' raso al suolo, il femminile, quindi le, le donne non avevano alcuna possibilità di fare nulla. Visto che adesso io ho questa possibilità, ho scelto che invece voglio portare questo atto di giustizia, quindi sono solo donne che lavorano con me. Arrivano da, dalle scuole di belle arti, dalle accademie o da doni che hanno personalmente, quindi non è che, che ci sono limitazioni. Poi chiaramente, nelle scuole, nelle belle arti e nelle accademie non c'è la parte della calligrafia o della miniatura, e quindi. È chiaro che fanno un corso di formazione all'interno della bottega che può durare 3, 4, 5 mesi in cui si apprendono proprio tutte le varie tecniche, la paleografia, quindi lo studio della, della, no, di come si è evoluta la scrittura nel, nel tempo, nelle epoche e poi piano piano si cominciano a, a delineare gli aspetti di qualità, di precisione. La, la scrittura è un'arte meravigliosa perché ti ferma comunque ti permette di concentrarti sulla penna dove tu devi fare un tratto perfetto, una spaziatura perfetta, un equilibrio anche ritmico sulla scrittura. E quindi le ragazze poi dopo qualche, diversi mesi di formazione diventano a tutti gli effetti emmanuensi e possono mettere mano sui documenti ufficiali della bottega. Lei ha scritto anche un libro importante di successo che prevede anche delle pagine per gli esercizi. Allora questo, questo libro che è Scriptorium... Mi fu commissionato dalla, dalla Mondadori che mi chiamò, e dice maestro, vogliamo che lei ci scriva un libro, io ho detto ma se devo fare un manuale non mi interessa, ce ne sono molti. Dico, no, lei ci deve fare un libro in cui la calligrafia diventa il veicolo promotore di, questo, di questa pace interiore. Infatti il sottotitolo dice ferma la mente con l'arte della calligrafia, cioè in questo momento di fretta continua che siamo sottoposti... Trovare nella propria giornata un momento per fermarsi. Infatti, questo libro racconta un po' la, la mia vita, come sono arrivato a diventare un amanuense, ma racconta anche le sette regole, chiamiamole così, in cui chi comincia a leggerlo deve cominciare a prepararle. Cioè, tipo, non so, la prima dice trova il tuo spazio interiore. Quindi la sera te a casa, ti fermi e in qualche modo ti, ti chiudi nella tua stanza e cominci a, a, a trovare un po' di, di pace, di serenità senza la fretta. È chiaro che poi. Diciamo, ci sono pagine di, eh, di approfondimento in cui poi, volendo anche approfondire la parte del corsivo inglese, ma io chiudo che la frase finale dice non è importante che tu scriva bene, l'importante è che tu scriva. Perché è proprio nella, nella scrittura che trovi quel momento in cui la mano poggia il pennino sulla carta e in quel momento ti si crea uno spazio interiore di silenzio. Quindi il libro ha avuto molto successo, poi è stato editato dalla Macmillan e l'Harper Collins sia a Londra che a New York, eh, ha venduto molto e, e stiamo praticamente molto, molto felici perché abbiamo avuto un riscontro di messaggi e di, e di telefonati di persone che l'hanno comprato. Beh, ci sveglia a questo punto il segreto per essere un bravo Manuel. La Manuense è una persona che vive un po' al di fuori della logica. Di velocità a cui la società è sottoposta. L'amanoense ha un suo ritmo, una sua visione de dello spazio, una sua concentrazione su dei punti. Vi raccontavo che ci sono delle dipendenti, in questo caso per esempio Antonella, che è una specializzata nella, nella miniatura. Miniatura vuol dire che io prendo un pennellino triplo zero che già è finissimo, una lente di microscopio, un bistro, taglio tutti i peli ne rimangono tre. E Quindi, Mantonella, in uno spazio di un centimetro quadrato, è capace di costruire un mondo, di disegnarlo no? nei minimi particolari, cose che facevano i nostri antenati, facevano questo lavoro qui. Se vediamo i manoscritti antichi, ci lasciano col fiato sospeso per la bellezza e la qualità del dettaglio. Ecco, Noi siamo a questo livello. Ma ci vuole una dedizione, una, una passione forte, quindi, un credo. No? E poi. Come si dice, eh, tu entri in una, in una dimensione monastica, questo lavoro è, stato, è sempre stato fatto nei, nei monasteri, no? quindi anche il luogo di lavoro ha questa predominanza, cioè c'è silenzio, si ode solo il grattare del pennino, abbiamo momenti veramente dove non vola una mosca, tutti sono concentrati sul proprio lavoro, quindi questo fatto è come se il tempo ti passa ma non ti accorgi, ti passano le ore e quindi vivi questa... Dimensione che l'amanuense la fa diventare il suo lavoro quotidiano, che si distanzia un po' dal consumismo frenetico di tutti i giorni che tutti viviamo. Anche per questo, probabilmente, lei ha allocato la bottega in un castello moderno. Beh sì, questa scelta di, di trovare una soluzione, noi stavamo prima a, su Arecanati in villa Coloredo, una villa molto bella, ma eravamo un po' stretti per il numero di, di dipendenti che, che avevo. Quindi si è cercato di costruire o di trovare una location nuova che fosse più ampia, che desse maggiore spazio, ma non riuscendo a trovarla, eh, ho, come si dice, ho deciso di costruire questo, questo castello che poi è frutto di un, di un sogno molto realistico e che mi ha permesso di, di, di trovare una soluzione ideale affinché il lavoro molto prestigioso che facciamo si svolgesse in una località che è Recanati, che è molto conosciuta in tutto il mondo, ma anche in un posto specifico di Recanati dove si è individuato questa energia molto, molto potente che c'è in, in questa zona. Abbiamo costruito il castello sopra questa fonte di energia, ma costruito con le tecniche della geometria sacra, con cui sono state costruite tutte le belle cattedrali eh, d'Europa, e questo ha permesso proprio di rendere l'ambiente molto, molto in equilibrio, anche armonico, molto armonizzato. La geometria sacra fa questo, armonizza le, 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 gli spazi. E poi il castello è stato orientato a 21 gradi est, per, per far sì che il Sole passasse sempre sopra i tetti, quindi non desse mai o troppa luce o poca luce, ma abbiamo una luce costante tutto il giorno. Oh, per tutti, però, devono sapere che Malleus nasce nel mondo della musica, musicista. Beh, sì, io, la mia storia è abbastanza, abbastanza lunga, no? Ormai ho una certa età, ma diciamo, ho cominciato molto presto quando avevo pochi anni. Eh, in famiglia eravamo una famiglia, diciamo. Non ricca, non, diciamo umile, dove avevamo, i miei fratelli, eh, amavano molto l'arte, quindi chi pitturava, chi suonava e quant'altro. Io ho cominciato praticamente suonando, eh, imparando a suonare diversi strumenti. Poi nel 78 ho deciso di aprire il primo studio di registrazione delle marche, un salto di coraggio perché non c'era nulla, si andava a Milano, Roma. Successo immediato e, e praticamente si è lavorato per molto tempo dal bacino di Fabriano dove è nato lo studio. Poi nell'83 ci fu questo, questo personaggio eh, di Recanati che eh, ci portò qui a visionare questa villa eh, cinquecentesca che era messa molto male ma che il comune stava restaurando e, e ci disse perché non fai lo studio qui. A quel punto eh, si spostò l'attività e nell'83 abbiamo cominciato uh, qui a, a Recanati, passando dalle otto piste iniziali, che c'erano tante, a 16 piste, quindi molto più professionale. E siamo andati avanti fino al 1988. Poi nell'88 ci fu una crisi abbastanza devastante che rase al suolo la discografia. Fallirono una trentina dei più grossi studi di registrazione, ebbe dei problemi anche io personalmente e quindi a quel punto. Nasce proprio la storia personale in cui, quando ti fermi, è giusto che vai a chiedere a te stesso qual è il futuro che devi avere. E quindi mi sono chiuso in quest'eremo per dieci giorni, dove ho avuto modo di meditare e, e di vedere praticamente questa, questa, questo input, questa risposta che la vita mi ha dato, dicendomi: Devi fare una bottega di arte amanuense. Non c'è dubbio che lei sia un vero autentico visionario, allora ci dica cosa vede davanti a sé? Beh, diciamo che l'aspetto del futuro, eh, se da un lato è molto tecnologico, avanzerà con livelli di, di tecnologia straordinaria, perché comunque la tecnologia presa bene è, è bellissima, no? cioè, un, un navigatore che ti porta davanti a casa e ti dice sei arrivato è, è, è piacevole. No? Nel nostro caso ho sempre fatto i conti che più tu ti allunghi da un lato e più con la mano prendi la tradizione per non perderla. E quindi queste, questi aspetti degli amanuensi, che siamo tanti in Italia, non è che sono soltanto io, eh, Milano, Bologna, Roma, sono sparsi dappertutto, eh, di poter consentire a, a chiunque di, di poter prendere qualcosa che è. Unico che è fatto a mano, che non è stampato, che, che ce l'ho soltanto io, eh, secondo me eh, sarà un, un chiaramente dobbiamo utilizzare i social, dobbiamo utilizzare quello che la tecnologia ci offre, però portiamo cose fatte a mano, cose che la gente poi avere anche un certo costo, ma che amano possedere perché ce l'ho solo io. Maestro, chi sono i vostri committenti? È un, un campo abbastanza ampio. Si va da, dalla parte che. che storica, cioè noi siamo fornitori di, di molte uni, eh, università nazionali e facciamo migliaia di diplomi scritti a mano l'anno. E poi ci sono tutte le altre... Eh, situazioni di cerimonie sparse in Italia dove siamo chiamati a fare il diploma ufficiale per la premiazione, per una cittadinanza onoraria, per una benemerenza, per una serie di, di competizioni sportive o anche di partecipazioni inuziali o inviti per cerimonie, inaugurazioni, prime e quant'altro. Quindi come, come vedi è abbastanza ampio il range proprio. Complimenti maestro. Grazie caro. Tutto nacque qui a Sefro, in provincia di Macerata, nel 1947. Sì, mio nonno Silvio nel 1947, pioniere di questa attività, creò a Sefro questa sua piccola azienda. Oggi eh, il Gruppo Rossi conta 20 allevamenti in Italia e uno in Belgio, e per una produzione complessiva di 120.000 quintali prodotti in Italia. Prodotti. Ecco, questo è l'impianto storico, il primo. Qui, che fate qui? Allora questo qui, in questo impianto facciamo un, un allevamento da ingrasso, quindi partiamo da una trotella di circa 30-40 grammi fino ad arrivare a delle trote da, da porzione. Dopodiché andiamo a lavorare le trote in filetti viscerate o congelate, affumicate a seconda della richiesta del mercato. Questo allevamento, come tutti gli altri allevamenti del gruppo Rossi, sono certificati per eh, l'impatto ambientale, quindi per la tutela delle acque e dell'ambiente, con varie certificazioni volontarie e la maggior parte della grande distribuzione italiana è il nostro cliente. Ecco, il prodotto che esce da, questo, da queste vasche, da questo stabilimento e viene lavorato, in che forma esce? esce o intero e viscerato filettame per la maggior parte. Poi abbiamo anche una produzione di carpacci, hamburger o altri sottolavorati di prodotto di, di trote. Quali paesi vi chiedono in particolare questo prodotto? Allora, sicuramente l'Italia, eh, essendo noi italiani e quindi nostro, la nostra principale clientela è italiana. E poi andiamo per il, quasi il 50% e esportiamo in tutta Europa, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, eh, Grecia, Romania e Polonia. Quando... Queste trote arrivano nel piatto, in un ristorante, possono essere confuse dall'aspetto anche... Per salmoni in realtà sono pesci diversi che hanno qualità anche diverse. Sì, sono pesci diversi, sono entrambi salmonoidi ma sono completamente pesci diversi. La trota è un pesce allevato in acque dolci e cristalline, è un prodotto povero di grasso ma ricco di omega 3 e contiene circa un 20% di proteine, quindi è un prodotto sicuramente adatto a qualsiasi tipo di alimentazione e di dieta e a qualsiasi tipo di età. Infatti andiamo a pensare che è anche il primo prodotto che mangia il bambino come pesce. Ecco, finisce anche negli omogeneizzati? Sì, sì, finisce anche negli omogeneizzati e come dicevo è il primo tipo di pesce che il bambino viene consigliato dai pediatri. In uno stabilimento come questo, quali sono i processi di produzione? Allora, all'interno del Gruppo Rossi la filiera è controllata a 360 gradi, Quindi, noi partiamo dai riproduttori alle uova al controllo dei mangimi, in quanto abbiamo anche due mangimifici interni. I processi sono come in questo caso che siamo vicino ad una vasca in cui abbiamo delle piccole trotelle. E da questa fase partiamo ad una fase di accrescimento del prodotto, fino ad arrivare ad un prodotto da porzione, quindi intendiamo un prodotto circa da 300 grammi per un prodotto intero, o prodotti ancora più grandi di pezzatura per andare a fare dei lavorati, come ad esempio filetti trasformati, carpacci, hamburger, o addirittura per arrivare alla conclusione che andiamo a fare anche degli omogenizzati per i bambini più piccoli. Alle mie spalle i Monti Azzurri, una stupenda cornice che dà il nome all'Unione Montana che eh, ci ospita. Eh, tre vallate di piccoli incanti, eh, tre vallate ricche di arte, di ambiente, di enogastronomia, di sport nei borghi medioevali. Adesso ascoltiamo le testimonianze dei sindaci che coordinano la promozione di questo territorio, di questa altra meraviglia delle Marche. Rappresento i borghi di Monte San Martino, Penna San Giovanni e Gualdo, paesi medievali che hanno preservato la propria struttura architettonica nel tempo. Offriamo al turista l'arte, l'arte dei fratelli Crivelli, Girolamo di Giovanni e Vincenzo Pagani, nomi importantissimi del 400 nel periodo tardo gotico inizio rinascimento. Potete fare sport all'aria aperta come kayak, equitazione e bici. Ma anche eh, assaporare i nostri prodotti tipici locali come la mela rosa dei Monti Azzurri, nei nostri tantissimi agriturismi che offrono i prodotti genuini del nostro territorio. Rappresento altri sindaci della Vallata, Urbisaglia, Colmurano, Norbiciana e Sant'Angelo in Pontano. Stiamo portando avanti una progettualità insieme che eh, spinge la riqualificazione del territorio e dei borghi. Il primo passo è stata la realizzazione di un festival sulla sostenibilità che si chiama Borgo Futuro, il quale si svolge nei fine settimana di luglio o sui quattro comuni e poi assieme a questo evento abbiamo progettato de, delle piste ciclabili che collegano i comuni sui crinali e stiamo portando avanti eh, delle iniziative che servono alla riqualificazione della vallata e dello sviluppo della vallata. Eh, quindi, far sì che eh, ci sia uno sviluppo equilibrato e eh, omogeneo in modo tale che non si parli più oh, di, di sviluppo del singolo borgo, ma che si guardi un territorio un po' più importante. Eh, diciamo che le, le attrattive più importanti della vallata sono dai musei dell'arte medievale al del parco archeologico del, eh, di Urbisaglia ai prodotti tipici del territorio, da, da, dal vino cotto ai, ai, ai salumi, ai formaggi e poi tutto ciò che riguarda, riguarda l'arte, quindi l'arte va dall'arte dall romana all'arte medievale, ai musei di arte contemporanea, quindi stiamo proprio cercando di creare delle strutture che possano supportare il territorio, le, le attività ricettive e quindi mettere in rete i musei, quindi le principali iniziative sono queste, quindi cerchiamo proprio di mettere in rete il territorio, cercare di far ragionare i comuni del territorio, far sì che non si pensi più al confine campanilistico dei, dei, dei comuni, ma che si guardi a un territorio più grande che possa far sì che aumenti l'offerta turistica per, per chi vuole venire in questi territori. Sarnano è borgo più bello delle marche e bandiera arancione. Siamo nel cuore dei Monti Sibillini, abbiamo un centro storico eccezionale con delle bellezze architettoniche che possono attirare qualsiasi turista. Abbiamo una pinacoteca che è la prima riaperta dopo il sisma e che noi abbiamo voluto fortemente perché crediamo che il binomio giusto sia cultura e natura. E in questo, a questo proposito abbiamo anche una nuova via delle acque, delle cascate, che sono quattro cascate nelle vicinanze di Sarnano che consentono di fare un percorso in tempi brevi a tutti. Sono accessibili alle famiglie e sono di una bellezza unica. Stiamo lavorando perché questo diventi un percorso a livello nazionale perché crediamo di avere una caratteristica che nessun altro ha. Perché innamorarvi e innamorarci del nostro territorio, della nostra vallata, la vallata del Chienti, eh, la risposta è semplice ma solo apparentemente. Il nostro è un territorio ricchissimo di peculiarità naturalistiche. Andiamo dal nostro lago a Caccamo, poi per scendere anche al lago delle Grazie di, di Tolentino. E peculiarità che stiamo rivalutando enormemente anche dopo il sisma, perché gran parte del nostro patrimonio culturale è venuto meno purtroppo, e ci stiamo focalizzando molto sulla riscoperta dei nostri stupendi territori. Quindi possiamo sicuramente ecco, fare un percorso ideale eh, nei nostri sentieri. Andiamo fino all'alta montagna eh, delle nostre, del nostro territorio su A Serra Petrona fino a scendere nella vallata del Chienti a Tolentino. Nel frattempo possiamo intervallarci eh, sicuramente eh, verso le gole del Fiastrone, verso eh, il Camporotondo, Cessa Palombo, Belforte del Chienti, che offrono tanti. Dal punto di vista eh, naturalistico, con eh, le Lame Rosse, che è un percorso surreale eh, del nostro territorio, e poi perché no eh, soffermarci nelle nostre eccellenze enogastronomiche. Prima fra tutti la nostra vernaccia di Serra Petrona di OCG e il nostro Serra Petrona DOC, per poi ecco, assaggiare tutti i piatti tipici eh, dei comuni che ho poc'anzi citato e soffermarci ecco, un momento a godere dei nostri stupendi. Di Mi dicono di dire in un minuto il perché uno deve venire a San Ginesio. Il motivo è molto semplice. Allora, siamo uno dei borghi più belli d'Italia, siamo un comune bandiera arancione, siamo un comune amico del turismo itinerante. È il balcone dei Sibillini da dove stiamo registrando questa ripresa, quindi io credo che già questo dica molto. Però sono convinto che chi viene a San Ginesio mh, troverà mh, sia percorsi come trekking e mountain bike. Abbiamo la possibilità di ospitare le persone con il maneggio, abbiamo la possibilità di far vedere una mostra. Finalmente sono rientrate le opere che erano, dopo il sisma, eh, dislocate ad Osimo. Abbiamo riaperto sabato una mostra. Quindi credo siano tutti motivi per, per godere una vacanza a San Ginesio. Non dimentichiamo Alberico Gentili, è la patria, il paese nativo di Alberico Gentili, San Ginesio, l'illustre consulto, Quindi, abbiamo la capacità di accogliere e il, diciamo, il city brand che abbiamo dato, che, abbiamo, che metteremo in linea a brevissimo, è San Ginesio oltre l'incanto. Quindi, sono tutte operazioni che stiamo facendo e culmineranno con il 25 di agosto con il premio San Ginesio che stiamo ideando insieme alla collaborazione di personaggi famosi come Remo Girone, come Roberta Carlotto, per conferire a un attore o un'attrice il premio in quanto San Ginesio è protettore degli attori e degli artisti. Quindi queste sono le, le, nostre, come dire, le nostre eccellenze che vorremmo comunque condividere con le persone che potranno e vorranno venire a San Ginesio. Non ultimo, la questione eh, enogastronomica. Abbiamo delle eccellenze enogastronomiche che vanno dai salumi ai vini, una docche, la San Ginesio docche, ed un piatto tipico che è il polentone di San Ginesio, una sorta di lasagna fatta con la farina di polenta. Quindi eh, vi, vi aspettiamo a San Ginesio. L'Unione Montana dei Monti Azzurri è una bellissima realtà a ridosso della catena dei Sibillini. Abbiamo rubato questo nome a Giacomo Leopardi, che la mattina guardava all'orizzonte queste montagne azzurre dalla, dalla nebbia. Che avvolgeva le loro cime. Eh, abbiamo un territorio veramente di piccoli incanti come nel nostro luogo. Eh, enogastronomia, arte, una serie di comuni a doppia cinta muraria, tutti medievali, con le cornie che eh, mettono la ciliegina sulla torta se uno viene qui a divertirsi con la famiglia, eh, con i figli, eh, ma anche con l'amico a quattro zampe, perché abbiamo veramente mh, degli incanti stupendi, le terme, i laghi, la canoa, il cavallo, le bici che adesso la fanno da padrona perché le nostre montagne sono veramente eh, percorribili e dolci. Le vostre fisarmoniche marchigiane arrivano in 48 paesi. Perché c'è questa grande tradizione della fisarmonica nelle Marche? Beh, nelle Marche la fisarmonica è nata a fine 800 e quindi è una storia lunghissima e anche la nostra azienda ha una storia lunga perché noi siamo nati nel 1946, quindi già ben 74 anni fa. Ed è un prodotto molto specifico, molto manuale e che ha bisogno di una cultura. Di quella cultura che crede nelle cose belle. E fare le cose belle, farle fatte bene, ci vuole una cultura, ci vuole una storia. E qui a Castelfidardo abbiamo questa cultura e questa storia. La fisarmonica è stata una regina sulla scena musicale. Oggi è uno strumento di nicchia, è bello lo stesso produrre fisarmoniche. Beh, certo, se pensiamo agli anni 50, quando gli Stati Uniti d'America prendevano 300.000 fisarmonica l'anno, oggi se ne fanno 30.000 in tutto, solo gli Stati Uniti ne prendevano 300.000. Quindi è cambiato il mondo perché è cambiata la musica, ma ancora i nostri prodotti sono proprio sul top del, della ricerca dello strumento musicale acustico e di qualità. Quindi siamo là. Quando arriva un musicista qui è come se andasse dal sarto, lo strumento lo si cuce quasi su misura. Beh sì, calcoli che molti spartono dai paesi più lontani, dal Canada, dal Brasile, da, dagli Stati Uniti, dalla Cina, per venire qua, sedersi e cominciare a dire benissimo, voglio questo strumento che ha questo suono, che ha questa timbrica, che ha queste qualità e insieme si produce questo strumento. La fisarmonica potrà mai diventare uno strumento industriale? Industriale credo di no. La fisarmonica ha una storia un po' particolare all'interno della produzione. Da quando viene iniziata a quando viene terminata passano 12, 16, 18 mesi. L'industria non ha questi tempi. In più è prodotta con circa 10-12 mila piccoli pezzi, e per ognuno di questi pezzi occorrono delle capacità manuali, delle capacità proprio di conoscenza che sono difficili da trovare e difficili da mettere insieme. Quindi l'industrialità nella fisamonica non è una cosa che si può fare. Anche perché poi ogni cliente chiedendo il suo prodotto ha bisogno di particolarità e queste particolarità si possono fare solo sviluppandole una per una, pezzo per pezzo. I nostri prodotti sono costruiti con materiali eh, diciamo naturali Abbiamo legno, celluloide, pelle e anche questi materiali vanno selezionati con cura e per selezionarli occorre sempre la mano umana. Ecco che l'industrialità su questo prodotto non ci sarà mai. che Porto Recanati ha dovuto fare i conti con i danni fatti al turismo dalla pandemia, ma ora sembra tutto pronto per ripartire. Noi siamo con il sindaco e con l'assessore al turismo, anche portacolori della città, bianco e rosso. Sindaco, allora Porto Recanati si prepara a accogliere i turisti dopo la pandemia? Con quali carte da giocare? Ma io dico che Porto Recanati non si prepara, Porto Recanati è pronto. Abbiamo lavorato tantissimo proprio per aiutare tutto quello che è la parte turistica, quindi il commercio, gli stessi abitanti che possono quindi gioire finalmente di un'estate che sembra eh, fuoriera di, di bellissime cose, dicevo, e se voi faceste un giro vi rendereste conto di come la città è, è pronta, la città vive giornalmente tutte le sere con tantissima gente che ci viene a trovare, quindi sicuramente la gente ha bisogno di uscire e qui trova un ambiente veramente eh, sereno, un ambiente sia familiare che per i ragazzi che possono usufruire dei vari balneari e delle varie situazioni. E vi assicuro che si trovano bene, non abbiamo avuto commenti negativi dal punto di vista proprio sociale e dal punto di vista dell'impatto turistico con la stagione estiva. Ci sembra quasi che nulla fosse successo, proviamo a dimenticarlo, ovviamente lavoriamo sempre con le dovute sicurezze perché comunque il DPCM è in piedi e quindi è bene non dimenticarci di quello che è successo e Porto dei Canati per noi è un punto di riferimento secondo me anche per chi viene qui. Perché da Porto Recanati voglio dire in massimo mezz'ora siamo in montagna. Quindi uno che viene qui riesce sia a gioire e a godere di quello che c'è qui, ma può anche gioire di queste meravigliose marche che noi rappresentiamo e siamo orgogliosi di rappresentare come cittadina balneare, ma che è fondamentalmente un museo a cielo aperto. Quindi girare le marche significa godere di quello che... A Roma godresti in una giornata in un museo. Qui è meglio perché si vedono i paesi, si vedono le, gli stili di vita e si vedono tantissime opere d'arte che cercatele nelle marche, ce ne sono tantissime e sono eh, fruibili a tutti molto semplicemente. Dunque, Assessore, l'accoglienza a Porto Recanati è in grado di ricevere i turisti e di fargli, far godere loro tutte le bellezze del posto. I servizi sono messi a punto, vi sentite di rivolgere un invito ai turisti? Assolutamente sì, le nostre strutture sono numerose, sono belle accolgono in sicurezza i turisti e quindi hanno adottato tutte le normative per far appunto eh, trascorrere la vacanza a un turista in maniera rilassata questo lockdown ci ha portato una serie anche di, di impatti psicologici non, eh, non di poco conto quello che abbiamo cercato di offrire insieme agli operatori turistici ma anche con noi come amministrazione è proprio una, una vacanza meravigliosa quindi una vacanza rilassante, una vacanza all'insegna del divertimento e della spendere sempre nelle norme che il DPCM impone, ma questo non ci ha assolutamente ostacolato, è stata aperta l'arena Beniamino Gigli che è nelle, per tutta l'Italia un, un, un luogo meraviglioso dove si possono eh, vedere degli spettacoli veramente interessanti a livello nazionale ma anche internazionale e Anche quest'anno, nonostante tutto, l'arena è stata aperta, ha avuto una, un, un buon successo, assolutamente un buon successo e ci prepariamo per la stagione che verrà, quindi eh, la avremo sempre a disposizione e a disposizione dei turisti, più tutta una serie di iniziative che continueranno perché la stagione non si, ferma con il 31, non si è fermata con il 31 di agosto, ma continua anche nel, nell'inverno, nella primavera. Quindi i nostri turisti o i nostri visitatori trovano una, una città pronta ad accoglierli in qualsiasi mese dell'anno. Abbiamo in numerosi eh, punti di ristorazione, di una offerta eh, veramente elevata sotto il punto di vista qualitativo strutture che vanno dai bed and breakfast ai campeggi, ai residence che offrono vacanze più di, lungo, più di lungo periodo ma anche dei brevi weekend. La nostra offerta è ampia e ogni anno ci fa raggiungere un numero considerevole di presenze turistiche, siamo la settima città nelle marche per numero di presenze turistiche, siamo intorno ai 600.000 turisti, presenze turistiche a stagione e per noi insomma è un risultato molto molto importante, ci gratifica molto e ci spinge ad andare avanti su questa, su questa strada. E prima di salutarvi da Porto Recanati chiediamo al sindaco un invito a venire qui a vedere qualcosa di meraviglioso. Io direi che è molto semplice, venite da noi e gustatevi il nostro mare, perché un mare rispetto a altre località e non voglio denigrare nessuno ovviamente, <ride> ma anche di altre regioni dove eh, sicuramente troverete al mattino l'acqua cristallina, è un'acqua normalmente pulita e, e secondo noi è uno degli atu che ci possiamo giocare eh, serenamente. Io mi chiamo Veronica, sono la moglie di Andrea Vocelli, ma in particolare in questo momento eh, ricopro il ruolo del vicepresidente della fondazione che porta il suo nome. Ed è il motivo per cui ci avete chiamato questa sera a dare una piccola testimonianza nostro, del nostro lavoro nel territorio. In particolare siamo presenti nel territorio marchigiano a partire dal 2016, sfortunatamente a seguito del terremoto che ci ha colpito. Uh, a seguito di questo brutto bruttissimo momento abbiamo deciso di intervenire con la costruzione di scuole in particolare nella zona di Sarnano, di Muccia e fra pochissimo con inaug inaugureremo l'Accademia di Musica di Camerino. Noi vi ringraziamo per averci avuto con voi questa sera perché speriamo di essere una testimonianza di una bella collaborazione fra le le fondazioni private e l'istituzione pubblica. Quindi grazie, grazie a Miro per averci invitato e se mi date l'occasione io vorrei invitare una persona speciale e fargli una domanda. Allora, Andrea non sa esattamente cosa gli andrò a chiedere, ma gli chiedo come mai hai le marche nel cuore? La domanda è abbastanza scontata. No, non è vero perché le marche. Intanto assomigliano molto alla mia regione, sono molto vicino alla Toscana per tante ragioni. In più, per qualche strano motivo del destino, per qualche bizzarro disegno del destino, ho trovato lì nelle marche una persona che ha deciso di affrontare l'avventura di questa vita insieme a me. Questa grazie, signora. grazie. Allora, noi vi salutiamo sappiamo e ci auguriamo che sia una bellissima serata. Eh, saremo presto di nuovo nelle Marche perché eh, all'inizio, anzi non lo posso dire la data esatta, però diciamo che prestissimo saremo nelle marche a Camerino in particolare ad inaugurare la nuova accademia di musica che finalmente tornerà a suonare, a vibrare di musica. Ok? Buona serata a tutti! C'è una bellissima iniziativa che sta partendo e che coinvolge tutto il mondo delle istituzioni, anche quello dello sport, nel sensibilizzare verso temi che riguardano la regione delle Marche e soprattutto tutte le zone specificatamente colpite dal terremoto. Devo dire che lo sanno molto bene tanti rappresentanti degli enti locali, sono andato tante volte eh, per dare il nostro sostegno, abbiamo fatto anche delle cose concrete, abbiamo dato una mano all'impiantistica. C'è sempre stata una fortissima vicinanza, complicità, condivisione di questo enorme dramma che ha colpito ovviamente a tutti i livelli le cittadinanze, ma anche e soprattutto quello che sono i protagonisti in piccolo e in grande del nostro sport. Sono innumerevoli i campioni e le campionesse che hanno dato testimonianza di questo, siamo felici di farlo. Complimenti quella di Minio Riga per questa iniziativa, per il sostegno che stai dando. Felice che la RAI si sta occupando di un progetto del genere, sono sicuro che il grande giornalista Romita saprà al meglio cogliere quello che sono i problemi specifici, ma anche e soprattutto dare dei segnali concreti di speranza per il futuro. E... Viva le Marche, viva lo sport e viva l'Italia!